Benvenuti da Tech Channel News. Oggi a Perugia l'incontro pubblico con il ministro dell'Istruzione Francesco Profumo, che ha illustrato i dettagli del bando indetto dal MIUR a livello nazionale per lo sviluppo, la ricerca e per rendere le città intelligenti. Vediamo di cosa si tratta. 655,5 milioni di euro per realizzare idee e progetti per far diventare le città intelligenti. È Smart Cities and Communities and Social Innovation, un bando indetto dal MIUR, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rivolto a tutto il territorio nazionale. Oggi il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, è venuto a presentarlo anche a Perugia. Il bando è rivolto alle idee progettuali di imprese, centri di ricerca, consorsi e società consortili, organismi di ricerca con sedi operative su tutto il territorio nazionale. Ogni singola idea progettuale può essere presentata da un team di persone per un numero massimo di 8 proponenti e il relativo costo complessivo non può essere inferiore a 12 milioni di euro né superiore a 22 milioni. Ma cosa si deve proporre per far diventare una città intelligente? Progetti che riguardino interventi e modelli per risolvere problemi di scala urbana e metropolitana negli ambiti individuati dal MIUR, che sono la sicurezza del territorio, l'invecchiamento della società, tecnologie, welfare, di inclusione, domotica, giustizia e ancora scuola, tecnologie, salute, trasporti e mobilità, terrestre, logistica, architettura sostenibile e materiali e tutto ciò che può semplificare in maniera intelligente i servizi che offre un territorio. La scadenza per la presentazione delle idee progettuali è stata fissata al 9 novembre 2012, mentre i progetti di innovazione sociale possono essere presentati fino al 7 dicembre. Della somma stanziata dal Ministero per la realizzazione dei progetti che si aggiudicheranno il bando, 25 milioni di euro saranno destinati ai giovani di età non superiore ai 30 anni che vogliano presentare progetti di innovazione sociale. Elena Ballarani, TAF Channel News, Perugia. E di questo progetto in Umbria e soprattutto anche dei giovani parla la presidente della regione dell'Umbria, Catiuscia Marini, nel nostro spazio dell'opinione. Vediamo. Sono entrambe le due città che potranno concretamente presentare, perché rientrano nei criteri, le proposte di idee progettuali, sia quindi il comune di Perugia sia la città di Terni, insieme però a quella che viene definita la città diffusa. Quindi nella costruzione dei progetti i confini non sono strettamente quelli delle singole amministrazioni comunali, sono in condizione di presentare progetti in alcuni ambiti fondamentali. Terni e Narni hanno già costruito un primo percorso, la città di Perugia sta lavorando su una seconda ipotesi, sarà fondamentale l'apporto delle imprese e dei centri di ricerca, dei progetti di ricerca. E soprattutto è finalizzata, anzi il bando riserva una quota di risorse finanziarie alla presentazione di proposte e di idee progettuali da parte di giovani ricercatori o di giovani imprenditori che si vogliono cimentare con questo bando anche sull'innovazione sociale, non solo sull'innovazione tecnologica. È ancora da individuare il movente che ha spinto due albanesi residenti nella Sisano a dare alle fiamme una macchina nei giorni scorsi a Rivotorto, nei pressi del santuario. Indagano i carabinieri di Assisi, che nel frattempo hanno arrestato i due per la ricettazione del veicolo dato alle fiamme, denunciandoli anche per danneggiamento seguito da incendio. Stamani la compagnia di Assisi dell'Arma riferisce i fatti, spiegando che a dare l'allarme sono stati alcuni cittadini intorno alle 6 del mattino, dopo aver visto un'auto di bruciare in una strada a ridosso della statale 75. Prima che le fiamme si propagassero ai campi vicini, sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre i carabinieri della stessa compagnia Sisane e della stazione di Bastia Umbra hanno istituito dei posti di blocco. Passati pochi minuti hanno intercettato un'autovettura con a bordo un albanese trentenne con diversi precedenti. È stato il suo atteggiamento, descritto come nervoso e insofferente, a far decidere ai militari di perquisire la sua abitazione,
dove sono state trovate anche alcune taniche di benzina vuote. In casa c'era anche un altro albanese, 28enne, anche lui noto alle forze dell'ordine. All'arrivo dei militari si apprende dall'arma assisana stava mettendo in funzione la lavatrice per lavare i vestiti ancora impregnati di benzina. In base a questi e ad altri elementi raccolti nelle successive indagini, i carabinieri hanno fermato e denunciato i due albanesi che, dopo la convalida del fermo, sono stati rinchiusi in carcere in custodia cautelare. E la Guardia di Finanza del Comando di Perugia questa mattina ha illustrato i dettagli di un'operazione di servizio in materia di indebite percezioni di fondi strutturali. Marcello Migliosi. Falsi investimenti con contributi pubblici per oltre 50.000 euro erogati dalla Regione Umbria sono stati contestati dalla Guardia di Finanza ad una società perugina. Tre persone sono state denunciate per truffa aggravata ai danni dello Stato e altri reati al termine dell'operazione Equity. Quello al centro degli accertamenti è stato definito dagli investigatori un articolato sistema di frode che ha riguardato contributi per la realizzazione di un nuovo laboratorio specializzato altamente qualificato per la misurazione dell'intensità acustica, ambientale e architettonica e delle vibrazioni strutturali e su edifici. Il bando pubblico stabiliva un programma di investimenti non inferiore a 100.000 euro per poter accedere al contributo, consistente in un rimborso di circa 40.000 euro della spesa rendicontata. La società, per poter ottenere il finanziamento, ha comprato i beni da un'impresa collegata agli stessi soci ad un prezzo più alto, presentando un preventivo di 162.000 euro. In realtà il costo effettivo per la realizzazione del laboratorio sarebbe risultato inferiore se il valore dei beni non fosse stato aumentato artificiosamente con ricarichi oscillanti tra il 140 e il 900%. Beni, peraltro, in alcuni casi neanche nuovi e già presenti in azienda. I locali adibiti al laboratorio, inoltre, sono stati distratti dalla loro finalità in quanto sublocati in altra società. Il capo d'accusa per le tre persone è truffa aggravata ai danni dello Stato, false dichiarazioni pubblico ufficiale, uso ed emissioni di fatture false. La società controllata, inoltre, è stata segnalata ai fini della responsabilità amministrativa in capo agli enti per i fatti derivati dal reato e è stata avanzata la proposta alla competente autorità giudiziaria per il sequestro preventivo per equivalente al fine di garantire allo Stato il recupero delle contribuzioni pubbliche e la comunicazione alla Corte dei Conti competente per la valutazione della sussistenza di ipotesi di danno erariale. Marcello Migliosi, TAF Channel News, Perugia. Pagina di economia e lavoro. Le città del tartufo chiedono la tutela per il pregiato fungo. Se ne è parlato nel corso di un convegno che si è tenuto in una cornice d'eccezione quale il Parco del Monte Cucco. Paola Costantini. Riflettere sulla necessità di tutelare il tartufo e i territori in cui cresce, considerando tutta la sua filiera dalla cerca al consumo in tavola. Con questo spirito, nel centro congressi San Giuseppe di Sigillo si è svolto il convegno Tartufi, Clima, Ambiente, Agricoltori e Tartufai, inserito nell'ambito della manifestazione Tartufiamo, che ha ospitato la terza edizione della mostra mercato del tartufo estivo e dei prodotti tipici del Parco del Monte Cucco. Ad aprire l'incontro Antonella Brancadoro, direttore dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo, che ha fatto delle precise richieste alle istituzioni. L'appoggio alla ricerca libera da parte del tartufaio, che necessita però di un inquadramento giuridico, il sostegno alla ricerca scientifica nell'ambito della tartuficoltura e un'accelerazione della revisione della legge 752 del 1985 per chiarire gli elementi che concorrono alla formazione della filiera del pregiato fungo. La mostra a mercato del tartufo estivo e dei prodotti tipici del Parco del Monte Cucco, che ha ospitato questo focus, è stata organizzata dall'Associazione Tartufai del Parco del Monte Cucco e delle colline Ugubino-Gualdesi, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Città del Tartufo. In apertura della nostra terza pagina vi parliamo del gran finale di Trasimeno Blues, che ha chiuso i battenti questo fine settimana con la due giorni di grande concerti. A Città della Pieve si è conclusa una straordinaria edizione di Trasimeno Blues, coronata da grandi successi e da un afflusso complessivo di circa 60.000 presenze. Un cartellone artistico che ha ospitato 163 artisti, 29 concerti, tutti nel segno della grande qualità, con una proposta ricca di generi
varie sfaccettature tra il blues e le sue contaminazioni. Quasi raddoppiate le visite al sito rispetto allo scorso anno. Nel solo mese di luglio sono stati registrati più di 30.000 visitatori unici, con più di 400.000 pagine visitate in internet. Per strada e sul palco si sono alternati la Marching Band perugina della P-Funkin' Band, Veronica and the Red Wine Serenadiers, i Bud Spencer Blues Explosions, i grandi attesi artisti della serata finale come i Royal Southern Brotherhood con il loro rock blues infuocato e travolgente. Ottimo quindi il bilancio dell'edizione 2012 di Trasimeno Blues, che si consolida quale festival di forte appeal presso un pubblico vasto ed estremamente eterogeneo. Parliamo di arte, si intitola Antonio Fiore, dal neofuturismo Agra alla cosmopittura, la mostra che resterà aperta fino al 26 agosto presso il centro espositivo della Rocca Paolina. Paola Costantini. Fino al prossimo 26 agosto il centro espositivo della Rocca Paolina a Perugia ospita la mostra di Antonio Fiore. Dopo i recenti successi con la partecipazione al Padiglione Italia della 54esima Biennale di Venezia, Palazzo Venezia e con la personale di Tartaglia Arte, l'artista approda a Perugia con una cospicua antologica dal titolo Antonio Fiore, dal neofuturismo Agra alla cosmopittura. L'esposizione, curata da Massimo Duranti in collaborazione con Andrea Baffoni e Francesca Duranti, è composta da una settantina di opere, fra disegni, dipinti e sculture datate fra il 1978 e il 2012, articolate in 6 aree tematiche che declinano il suo linguaggio. Quadri, messaggio di Ufagrà, campi totali dello spazio, fughe plastiche nello spazio, foreste cosmiche, segnaletiche, il sacro di Ufagrà, il celebrativo di Ufagrà. A corredo dell'esposizione sarà pubblicato un ampio catalogo edito da Gian Gemmi Editore, con introduzione del curatore e ampi apparati bio-bibliografici, un'inedita cronologia dell'attività dell'artista, nonché una completa antologia critica con testi, fra gli altri, di Giorgio Di Genova, Rosana Bossaglia, Giovanni Lista, fra i maggiori esperti di futurismo, Carlo Fabrizio Carli, Gino Agnese, Gabriele Simongini, Claudio Strinati. E si è conclusa a Passignano sul Trasimeno la 29esima edizione del Palio delle Barche, ricco come sempre di effetti speciali. Paola Costantini. Si è conclusa con la vittoria del Centro 2 la 29esima edizione del Palio delle Barche a Passignano sul Trasimeno, rievocazione storica della battaglia tra le nobili famiglie perugine dei Baglioni e degli Oddi. La sfida si è aperta con l'ingresso in piazza del Rione Oliveto, centro storico San Donato, e per ultimo il Centro 2, vincitore dello scorso anno, che è sceso dal castello e ha lanciato la sfida agli altri. Il grande corteo è sceso dal castello, aperto dal gruppo storico Città di Passignano. Al termine della sfilata tutti hanno preso posizione e subito dopo è stato dato il via ai rematori, che sono giunti al pontile, dando a loro volta il via ai portatori del percorso a terra. Al ritorno del portabandiera le singole barche hanno ripreso il percorso fino all'arrivo alla spiaggetta della Pineta Popolare, dove ha trionfato il Centro 2. Pagina sportiva in apertura, torniamo a parlare del trofeo Luigi Fagioli. Alla sua 46esima edizione si svolgerà il 24, 25 e 26 agosto, le date erano già note, ma a Perugia c'è stata anche la presentazione ufficiale. Paola Costantini. La 47esima edizione del trofeo Luigi Fagioli si svolgerà dal 24 al 26 agosto sul classico tracciato che dal caratteristico centro storico di Gubbio porta a Madonna della Cima, lungo i 4.150 metri da percorrere due volte, che attraversano la gola del Bottaccione, sito naturalistico e geologico di rilevanza mondiale. La manifestazione, organizzata dal Comitato Eugubino Corse Automobilistiche in collaborazione con l'Automobile Club Perugia, è aperta alle auto moderne e alle auto storiche. La gara è una delle più attese a livello europeo nel settore della velocità in salita. Le iscrizioni alla cronoscalata termineranno il 20 agosto. Il programma prevede venerdì 24 agosto a Gubbio le verifiche sportive e le verifiche tecniche. Sabato 25 cinture ben allacciate fin dalle 10 di mattina per lo start delle prove ufficiali. Due le salite a disposizione che consentiranno ai piloti di capire il tecnico tracciato umbro e di settare le proprie auto al meglio in vista delle due manche di gara di domenica 26.
Al termine di gara 1 e gara 2 le premiazioni si svolgeranno in zona arrivo a Madonna della Cima. Come da tradizione, durante il weekend di gara una personalità del mondo dell'automobilismo internazionale sarà premiata con il Memorial Angelo e Pietro Barbetti. Quest'anno il comitato organizzatore ha deciso di assegnarlo al campione modenese Andrea Montermini. Parliamo di calcio, buon test amichevole del Foligno contro il Bastia neopromosso in Serie D, ospitato allo stadio degli Ulivi di Santa Maria degli Angeli. I falchetti hanno battuto i bastioli per 3-1, vediamo. Prove di campionato per i falchetti ma anche per il Bastia Calcio promosso in Serie D. Non era la prima volta che le due formazioni si incontravano in un test amichevole, questa volta ospitato allo stadio degli Ulivi di Santa Maria degli Angeli di Assisi. Un Foligno a due tempi, quello che ha battuto 3-1 il Bastia. Così come nei test precedenti, la truppa di Giovanni Tedesco ha stentato nei primi 45 minuti con quella che potrebbe essere una bozza della formazione titolare, mentre nella ripresa è riuscita a divertire e a esprimere un gioco più frizzante. Certo è che con tanti aggregati e giocatori in prova è ancora difficile dare una valutazione, ma comunque mister Tedesco avrà ancora molto da lavorare. Parte bene il Bastia di Scarfone, subito in vantaggio dopo nemmeno un giro di lancette, con un gol al volo di Cersosimo. È gara vera con Barbetta, che oltre a sfiorare due volte il gol viene anche ammonito. Nella ripresa Giovanni Tedesco manda in campo una formazione completamente diversa e al 12esimo arriva il pareggio dei falchi con Fiordiani su cross di Cotroneu. Poi il raddoppio grazie ad una perla di Costantini su punizione, mentre il 3-1 è opera di Rashad, che al 37esimo insacca di testa su calcio d'angolo. Bene, questo era il nostro ultimo servizio, si chiude questa edizione di TEF Channel News, io vi ringrazio per averci seguito, a tutti voi una buona giornata.